Ciao a tutti, io sono Valentina e benvenuti all'Angolo del Focolare. Abbiamo parlato spesso di decluttering, di quanto il decluttering possa cambiare la nostra vita, ma spesso quando si parla di decluttering, ovvero come ridurre il superfluo, quindi declutter, togliere il clutter, quindi togliere il superfluo, l'eccesso, il disordine, togliere il superfluo dalla nostra vita. Spesso ci troviamo ad avere a che fare con una montagna di cose, con tantissime cose e ci troviamo sopraffatte da quante cose avremmo da prendere in considerazione che non ci viene neanche voglia di iniziare, non inizieremo mai e di fatto poi non iniziamo mai. Secondo me invece quando si tratta di decluttering, quindi di ridurre all'essenziale le nostre cose, è importante iniziare da qualche parte, qualsiasi sia il punto da dove volete iniziare, iniziate, soprattutto se sentite l'ispirazione di farlo, perché quando sentite l'ispirazione, la necessità di ridurre le vostre cose, è perché è il momento giusto per farlo. È un argomento del quale davvero io parlerei per ore perché è una cosa che a me ha cambiato davvero la vita. Ho girato anche un video a tema, vi lascio il link qui nella i, ma sicuramente non sto parlando di un numero preciso di cose. Anche quando creo un guardaroba capsula non sto parlando di 33 capi precisi perché il guardaroba capsula prevede così. No, assolutamente, per me è ben oltre. È uno stato d'animo, è qualcosa che mi porta a vivere in modo più semplice, più consapevole, e non parla solamente di ridurre il numero di cose, ma ridurre anche i pensieri relativi alle cose. Ridurre la volontà di acquistare o portare nella nostra casa altre cose, approcciarsi alle cose in modo consapevole. Il minimalismo per me parla di scegliere le cose che andranno a migliorare la nostra qualità di vita e non far dettare la nostra vita dalle cose. Per questo ho pensato di creare una lista di 10 cose, non proprio cose, di azioni, di 10 azioni di decluttering che possiamo fare in 5 minuti. Spesso appunto, come dicevo prima, si pensa che fare decluttering voglia essere un'azione veramente grande. Sicuramente è un'azione grande, sicuramente è un'azione che richiederà mesi nel complesso, anzi non è una cosa che richiederà mesi nel complesso, è una cosa che continueremo a fare per tutta la nostra vita perché entrerà a far parte di noi e quindi faremo decluttering addirittura prima di comprare cose, quindi ci approcceremo alle cose con mentalità minimalista. Ma per iniziare la cosa importante appunto è iniziare. Quando sentite la voglia di iniziare a fare decluttering vuol dire che questo è il momento per voi, quindi anche solamente 5 minuti, piccoli progetti che vi richiedano davvero pochissimo tempo, che non vi richiedano un weekend intero, che non vi richiedano chissà quanto tempo, ma piccoli progetti concentrati per iniziare, ed è quella la cosa più importante. La prima cosa che potete iniziare ad affrontare è l'armadietto del bagno. L'armadietto del bagno spesso non contiene cose di carattere affettivo, contiene spesso medicinali o prodotti beauty scaduti, contiene magari spesso prodotti che abbiamo comprato ma non ci piace la fragranza, ma non rendono così bene sulla nostra pelle, ma non fanno per noi, e quindi sicuramente in 5 minuti, poco più, riuscirete a fare decluttering di tutte le cose che non vi servono nel vostro armadietto del bagno. Secondo posto che potete affrontare in circa 5 minuti e fare un bel decluttering. Beh, forse 5 minuti dipende da quanto caos c'è, però insomma il cassetto del caos. So che ognuno di noi ha un cassetto, a volte anche di più, del caos, io lo chiamo così. Il mio è in ingresso soprattutto perché capita che ci buttiamo le chiavi, la lozione per le mani, gli occhiali, le monetine che Francesco ha in tasca, i biglietti dell'autobus, e chi più ne ha più ne metta. Ho fatto diversi video dove affrontiamo
affronto il decluttering di questo cassetto, ma davvero è una cosa che si può fare in poco più di 5 minuti. Affrontatelo, selezionate le cose magari scadute, tirate fuori le cose che non dovrebbero stare lì e portatele nel posto di reale utilizzo. E quindi sistemate in 5 minuti o poco più il vostro cassetto del disordine. Terzo posto è il vostro comodino, che sia semplicemente un ripiano o che abbia dei cassetti. Spesso il comodino è un accumulatore di oggetti. In generale tutti i ripiani tendono ad accumulare oggetti, perché sono delle superfici e noi ci appoggiamo le cose e sono fatte per quello, dopo tutto le superfici. E quindi il mio suggerimento è proprio di spendere 5 minuti, ve ne serviranno anche meno in realtà, per sistemare almeno il ripiano del vostro comodino. Magari ci sono dei fazzoletti sporchi, magari ci sono delle pastiglie che potreste mettere nel cassetto, e il libro, che anche quello potreste riporlo da un'altra parte se non lo state leggendo in quel momento, e così via. Svuotate il ripiano del vostro comodino e in un attimo anche semplicemente la stanza, la vostra camera da letto, prenderà una nuova luce. Quarto posto è l'armadietto del tè o delle spezie, quindi sarebbero in realtà due. E io bevo tantissimo tè e allo stesso tempo utilizzo tantissime spezie. Le utilizzo e mi piace anche comprarne e ai miei amici piace regalarmene, per cui mi ritrovo spesso con tantissima quantità di tè o di spezie che magari non tutte uso, perché qualcuna magari mi è stata regalata e non mi piace tantissimo, oppure spezie che, avendo così tante spezie, non riesco a darci il giro e qualcuna magari è scaduta. Quindi sicuramente in 5 minuti è un'area molto contenuta l'armadietto, lo stipetto, il cassetto delle spezie, quello che avete, ma affrontate in 5 minuti il vostro armadietto delle spezie o dei tè e vedrete che sicuramente riuscirete a trovare qualcosa da eliminare. Quinto punto, diciamo 5, e diciamo quindi 5 cose dal tuo armadio. Vai nel tuo armadio e prendi 5 cose che non ti piacciono. Non stare lì a pensarci, prendi 5 cose che non ti piacciono, non ti stanno bene, sono sgualcite, sono sdrucite, non stanno bene, e eliminale. Se non le ami, se sono lì da tempo e non le hai mai sistemate, se c'è quel bottone da anni che non l'hai mai aggiustato, vuol dire che non te ne stai prendendo cura, vuol dire che non gli vuoi abbastanza bene a quell'oggetto, vuol dire che se lo metti va in giro con qualcosa di messo male, magari appunto con un bottone mancante, con una maglietta bucata che non hai mai sistemato, e questo ti darà anche un'immagine sbagliata, darà un'immagine di te trasandata. Sicuramente non è quello che vuoi comunicare, non è il modo in cui vuoi apparire quando ti presenti alle persone. E sicuramente riuscirai a trovare 5 oggetti che non sono più adatti a te e al tuo stile in meno di 5 minuti. Prendi la tua borsa e sistemala. Ci vorranno meno di 5 minuti, te lo prometto. Spesso le borse delle donne contengono veramente l'inverosimile, se poi siete mamme addirittura di più. Cioè, la mia borsa conterrà sicuramente un paio di sassi, un po' di fazzoletti di mia figlia, contiene sicuramente... lei adesso è appassionata di ghiande, siamo in autunno e lei sta facendo la collezione di ghiande in ogni dove noi andiamo. E quindi fra sassi, ghiande, ramoscelli e varie... mamma, tieni, 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 e la mia borsa si riempie, senza parlare poi di quello che accumuliamo noi, quindi portafoglio, scontrini, chi più ne ha più ne metta, magari rossetti finiti, burro cacao che non vi piace, non vi sta bene, eccetera, per cui affrontate la vostra borsa e in meno di 5 minuti sicuramente riuscirete a fare un bellissimo progetto di decluttering. Passiamo al numero 7. Andate nella cesta dei giochi dei vostri bambini e lì troverete veramente il mondo. Sicuramente il mio consiglio principale è di non fare decluttering per altre persone, ma qui stiamo parlando dei nostri bambini. Quando parliamo dei nostri bambini siamo noi responsabili
delle loro azioni, di come noi li cresciamo e siamo responsabili di tantissime scelte per loro conto. Per cui il mio consiglio è proprio questo: andate nella loro cesta dei giochi, non buttategli via i giocattoli del cuore, quelli con cui stanno giocando in questo momento, mi raccomando, ma togliete dalla vista i giocattoli rotti, quelli di quando erano piccoli che non ci giocano più. Spesso nella cesta dei giochi, soprattutto se avete un grande cestone dei giochi pieno di giocattoli, il bambino neanche riesce a vederli tutti in un solo colpo, ok? Quindi andate e cercate almeno 5 giocattoli con i quali non gioca più, che magari sono rotti e che potrebbero essere utili magari a qualche altro bambino, in qualche ospedale, io penso anche semplicemente dalla pediatra, potrebbero essere utili per passare qualche minuto nell'attesa della visita. E quindi raccogliete questi giocattoli e portateli dove possono essere più utili. Ottavo consiglio, le candele. Le candele spesso arrivano dentro dei contenitori di vetro che a me piacciono tantissimo e io dico sì, adesso lo tengo lì perché prima o poi raschierò bene la cera dal fondo e metterò questo bellissimo contenitore. Non sempre capita, spesso invece capita il contrario, spesso capita che accumuliamo candele finite nell'attesa di fare questo processo. Non so se è capitato anche a voi, io un giorno le ho prese tutte e ho detto vabbè, grazie, se non l'ho fatto in 2 anni, bene, non lo farò sicuramente adesso. Quindi andate, prendete tutte le vostre candele e o raschiate il fondo in questo momento e le riutilizzate adesso o le buttate via. Nono consiglio, i contenitori di plastica del cibo. Spesso, spessissimo, più di quanto ce li immaginiamo, non so perché i contenitori tendano a perdere i loro coperchi. Quindi spesso abbiamo contenitori che non hanno il coperchio o coperchi che non abbiamo che non hanno il contenitore e che non si abbinano fra loro. Ok? Quindi in 5 minuti andate e controllate i vostri contenitori del cibo e quelli che non si abbinano fra loro non sono appaiati, non hanno la loro metà, potete disfarvene. Perché sicuramente se non l'avete trovato in questo momento non c'è materialmente in casa e non apparirà magicamente in un altro momento. Quindi prendete tutti i vostri contenitori spaiati, i vostri coperchi spaiati e... Ultimo consiglio, se avete ancora 5 minuti in cui avete voglia di fare un po' di decluttering, andate un po' in giro per la casa, prendetevi un cesto e andate in giro per casa a raccogliere cose che vedete in giro che non dovrebbero essere lì e cercate di pensare dove devono andare. Se le utilizzate, se hanno un loro posto, portatele nel posto dove dovrebbero essere, altrimenti se non hanno un posto, se non le utilizzate, se sono lì per niente, siano anche semplicemente le pubblicità che avete raccolto e abbandonato lì in ingresso senza buttarle nella carta da riciclare, le pubblicità, i coupon, le cose di carta, quelle cose lì. Ecco, fate una raccolta per 5 minuti in giro per tutta la vostra casa di cose che non sono al loro posto e poi raccontatemi nei commenti che cosa siete riuscite a fare. Questi sono i miei consigli per te per come affrontare il decluttering, come iniziare se hai voglia di iniziare a fare un po' di decluttering. Se invece hai voglia di approfondire, ci sono tantissimi video sull'argomento, ti lascio qui nella i link della playlist con tutti i video che ho già trattato a tema decluttering. Ma se volessi approfondire ancora di più, c'è un corso, si chiama Alleggerisci la tua vita, è un corso sul decluttering che ho creato ancora un paio d'anni fa. Da allora tantissime ragazze hanno preso parte a questo corso, io l'ho modificato, approfondito, ci sono tantissimi video sul decluttering, come vivere in modo semplice e consapevole, e quindi se siete interessati
interessate, c'è uno sconto solamente per voi che avete visto questo video. È uno sconto del 10% su Alleggerisci la tua vita. E ve lo lascio qui, questo è il codice sconto. Per cui se volete approfondire su questo argomento, dopo aver fatto i vostri 5 minuti di decluttering, vi aspetto su Alleggerisci la tua vita. Io intanto vi ringrazio tutte per aver guardato questo video. Se vi ho dato qualche suggerimento utile o un po' di ispirazione, non dimenticatevi di lasciarmi un pollice in su, di iscrivervi se non l'avete ancora fatto, e alla prossima, ciao!